10 anni dopo il varo della prima manovra del popolo arriva il risultato più ambito. I titoli di Stato italiani sul mercato segnano il minimo storico di sempre, con un rendimento vicino allo zero. Sono lontani i tempi dell'incubo spread e del confronto ansiogeno con la Germania. A Piazza Affari regna il sereno, gli anni del toro hanno risanato i titoli bancari. Anche quest'anno la crescita del prodotto interno lordo ha superato il 2%. La festa, in quel lontano settembre 2018, era più che giustificata. Le misure introdotte dalla manovra 2018 contro molte previsioni segnarono l'ora della riscossa. I progressi dell'economia del nostro paese, innescati dal circolo virtuoso studiato dal ministro Tria, negli anni si sono rivelati strutturali, finanziare con la pace fiscale il reddito di cittadinanza, che poi è stato capace di sconfiggere la povertà e far ripartire il mercato del lavoro. Non ci sono più file ai centri per l'impiego, che sono in grado entro 30 giorni di proporre al disoccupato una collocazione. Il divano non fa più paura. Non solo, le misure Made in Italy si sono riflesse anche all'interno dell'Unione Europea. La Germania, convinta dall'abbandono del rigorismo, si è convertita alla politica del debito virtuoso e la Commissione Europea non è più una nemica. Anzi, Bruxelles guarda a Roma, come il governo giallo-verde aveva previsto già due lustri fa. Il modello italiano di gestione dell'immigrazione e di chiusura quando serve dei porti sta facendo scuola. Grazie agli accordi e ai piani di sviluppo siglati con i paesi africani, negli ultimi 12 mesi non si sono registrati più sbarchi sulle nostre coste. Ma è sul piano del welfare che l'Italia ha segnato una svolta. I benefici della riforma delle pensioni, che ha cancellato la legge Fornero, hanno voluto dire per molte persone lasciare il lavoro a 62 anni. Pensionati giovani che hanno scoperto una nuova qualità della vita e non lasciano più l'Italia per Portogallo o Spagna. Più salute e meno malattie. Diminuisce la spesa sanitaria, mentre il gettito garantito dalla flat tax, che ha semplificato il difficile rapporto tra gli italiani e le tasse, è in confortante crescita. Segno che è stata finalmente raggiunta la pace fiscale.